Salve a tutti e bentornati in questo nuovo episodio del Let's Play di Phoenix Wright Ace Attorney. Se prima non mi riusciva mai a ricordare qual era il gioco che stavo facendo, qui non mi ricordo nemmeno il titolo. Iniziamo proprio, esatto, nella sala udienza numero 1 del 7 settembre alle ore 10 in punto del Tribunale Distrettuale. Ricordiamo che dobbiamo difendere la sorella della vittima e abbiamo appunto Maya Fey. E abbiamo questa testimone Mia che no, Mia è la vittima, Maya è l'imputata e May è la testimone. Nomi più semplici no. La corte si riunisce per sottoporre a giudizio l'imputata Maya Fey. Tanto ora riassumeranno prove. Oh, finalmente possiamo vedere il signor Edgeworth. L'accusa è pronta, vostro onore. La difesa è pronta, vostro onore. Miles Edgeworth. Oggi non dovrò mostrare segni di debolezza, altrimenti mi metterà subito alle corte. Signor Edgeworth, la prego di formulare la sua dichiarazione di apertura. Grazie, vostro onore. L'imputata Maya Fey si ritrova sul luogo del. Oh, ma. No, mi sono appena reso conto di una cosa. Lui è quello del meme. Non sei un clown, sei l'intero circo. Ok, qui ci divertiremo. Grazie, vostro onore. L'imputata Maya Fey si trova sul luogo del delitto. L'accusa può provare che lei. No, scusa, un attimo. Sei in tribunale. Non stai pensando a quel me, stai pensando al fatto che sei in un tribunale. L'accusa può provare che lei è l'autrice dell'omicidio. E abbiamo una testimone che l'ha colta sul fatto. Secondo l'accusa, questi elementi sono del tutto inconfutabili, vostro onore. Capisco. Grazie, signor Edgeworth. Allora possiamo cominciare. Siamo pronti a chiamare il nostro primo testimone, vostro onore. L'accusa chiama a deporre il detective Gumshoe a capo delle indagini preliminari. Invito il testimone a dichiarare il suo nome e la sua professione alla corte. Sì, signore. Il mio nome è Dick Gumshoe, signore. Sono il detective del commissariato incaricato dei casi di omicidio, signore. Mi sembra di sentir parlare Colin, signore. Detective Gumshoe, la invito a descrivere nei minimi dettagli il delitto in questione. Molto bene, signore. Potrà spiegarmi meglio usando questa pianta dell'ufficio. Il cadavere è stato ritrovato qui, sotto questa finestra. E la causa del decesso? Emorragia causata da un trauma cranico, signore. L'arma del delitto è una statua del pensatore, rinvenuta accanto al corpo, un orologio. È abbastanza pesante da essere un'arma letale, anche nelle mani di una ragazzina. La corte accetta la statua come prova. Continua a considerarla una semplice statua. Direi di sì. Ora, detective. Sì, signore. Lei ha subito arrestato la signorina Maya Fey, ritrovata sul luogo del delitto, giusto? Può dirci il motivo? Signor, sì, signore. Aveva una prova schiacciante che la incastrava, signore. Sta riferendosi al foglietto. Detective. La prego di descrivere alla corte questa prova schiacciante di cui parla. Sono accorso sulla scena del delitto non appena abbiamo ricevuto la chiamata. Sul posto erano già presenti due persone, l'imputata Maya Fey e l'avvocato Phoenix Wright. Ho arrestato immediatamente la signorina Maya Fey. Perché? Perché una testimone l'aveva vista chiaramente. La testimone ha visto Maya Fey proprio nel momento del delitto. Nel momento del delitto, dice. Molto bene, signor Wright può dare inizio al suo controinterrogatorio. Sì, vostro onore. Interrogarlo e su cosa? Non vedo la minima contraddizione alla sua testimonianza. Ush, pam! E mai appena tirato addosso qualcosa. E questo cos'è? Quando mio sorello non trovava la contraddizione di posizione del testimone, provava a bleffare incalzando su ogni minimo dettaglio. Il testimone faceva sempre un falso fa passo falso dicendo qualcosa di incoerente. Ha funzionato moltissime volte. Dovevo immaginare che Maya sapesse qualche trucchetto della sorella. Beh, tentare non nuoce. C'è qualcosa che non va? No, vostro onore. Vorrei iniziare il mio controinterrogatorio. E nessuno faccia caso al foglietto. Ma ci possiamo far passare foglietti da. Sono accorso sulla scena del delitto non appena abbiamo ricevuto. Ok, incalziamo. Da chi ha ricevuto la chiamata? Da Maya. Ah no, da May. Ehi amico, non faccia il finto tonto, sa benissimo da chi è stato. Una cliente dell'hotel Gatewater, proprio di fronte al luogo del delitto. Ok, l'ho incalzata, ma non mi pare che abbia funzionato un granché.
Bene, la prego di continuare. Sul posto erano già presenti due persone. E chi erano? Voi due, brutto idiota. Detective Dianshaw, ricorda quanto tempo è trascorso, da quanto ha ricevuto la chiamata fino al suo arrivo sul luogo del delitto? Beh, direi all'incirca. Che miseria, che velocità! Piuttosto veloce, mi pare. Il nostro motto nel mese è intervento rapido. Ecco perché sono arrivato lì prima che l'assassino potesse fuggire. E vi immaginate se fosse intervento l'anno prossimo? Esattamente. Quindi ci dice che erano le due persone. Ci dica che erano le due persone presenti sul luogo del delitto. Sì, signore. Imputato Mayfei e l'avvocato Phoenix Wright. È assolutamente sicuro che fosse un. Mi ascolti, avvocato. Quella faccia, quella resta recita non la porterà da nessuna parte. Con i vestiti tipi della ragazza e i suoi capelli di porcospino. Sembrava proprio due persone sospette sul luogo di un delitto. Beh, su questi maiot non ha tutti i torti. Sono piuttosto insoliti. Dovrei scegliere maggiore attenzione ai dettagli su cui incalzarlo. Ora immediatamente signorina Maya Faye. Perché? Che motivo aveva? Perché una testimone l'ha vista chiaramente. Un momento. Sì? Se ho capito bene. Ha detto che verrà arrestata perché disponeva di una prova schiacciante, vero? Oh, ho detto così io? Sì, l'ho sentita benissimo. L'ha detto in effetti. L'ha detto. La prova schiacciante sarebbe la testimonianza di questa sospetta ragazza in rosa? No, è più probabile che la prova schiacciante sia questa. Cosa? La signorina May non è sospetta. E non è neanche rosa, amico. Beh, sentendo il colore dei capelli. Basta, sì, Detective Gumshoe. Dispone di altre prove concrete oltre a questa testimonianza, Detective? E in effetti mettere sotto pressione ha portato i suoi risultati. Sì, tira fuori la ricevuta, andiamo. Mi scusi, ho fatto un po' di confusione durante la mia deposizione, vostro onore. C'è una cosa che avrei dovuto dire fino dall'inizio, vostro onore. Benissimo, detective. Ascoltiamo di nuovo la sua versione dei fatti. Arrestata l'indiziata, ho esaminato personalmente il luogo del delitto. Ho trovato un pezzo di carta accanto al cadavere della vittima. Ecco qui, sopra c'è la parola Maya, scritta chiaramente con il sangue. I test di laboratorio hanno confermato che si tratta del sangue della vittima. Inoltre, sul dito della vittima sono state trovate tracce di sangue. Appena prima di morire, la vittima ha scritto il nome del suo assassino. Però mi è venuta in mente una cosa. Scusate. Qui dice causa violenta trauma cranio singolo, morte istantanea. Di chi era il sangue? Questa era la mia prova schiacciante. Avrei una domanda per lei, detective, prima di passare al controinterrogatorio. Vostro onore, perché non ha menzionato questa prova cruciale nella prima deposizione? Io, ha ragione, me ne ero scordato. Scusi, signor vostro onore. D'ora in avanti faccio più attenzione. Bene, la difesa può procedere con il controinterrogatorio. Ok, andiamo sul pezzo che non ci torna. No, il sangue della vittima, da dove diamine? Il dito aperto di sangue, era un dito della mano destra o della sinistra? Della mano destra, ovviamente. In effetti mia non era mancina. Esatto. Ci ha provato, eh? Oh, benissimo, lui ha capito dove volevo arrivare. Perché ha scritto il nome del suo assassino? Ok, questo è quello che volevo chiedere. Detective Gumshoe, ha visto molti casi in cui la vittima riesce a scrivere il nome del suo assassino? Certo, nei libri e nei film succede sempre. Qui non siamo in un film, detective. Oh, torniamo con i piedi per terra, d'accordo? Allora non ho mai visto molti casi del genere, no. Non trovo piuttosto strano che la vittima abbia voluto scrivere un nome, e in particolar modo quello di sua sorella? Oh, beh, non ha tutti i torti, amico. Dica. Fermi tutti. L'opinione del testimone su questo dettaglio è irrilevante. I fatti parlano chiaro. La vittima ha scritto il nome dell'imputato. Mia Fey ci ha comunicato il nome del suo assassino. Silenzio, silenzio. Non è andata come speravo.
Esatto, proprio così. Per punire la vittima ha scritto il nome del suo assassino. Proviamo con quello che stavo dicendo io. Detective Gunshow è lì e l'ho beccato. C'è una cosa che dovrebbe spiegarmi. Ha detto alla vittima, Mia Fey ha scritto questo messaggio e che intendeva incriminare la imputata Maya Fey. Sostiene proprio questo? Cosa? È un altro dei suoi trucchetti da avvocato, per caso? Certo, l'ha scritto la vittima. E chi se no? Si sta sbagliando di grosso, detective. Chi io? La vittima è l'unica persona che non può averlo scritto. Questo è un documento prodotto dal suo dipartimento, detective. Decesso istantaneo causato dall'impatto di un oggetto contundente. È morta sul colpo. Non ha avuto tempo di scrivere il messaggio. Non cerchi di arrampicarsi sugli specchi, detective. Silenzio, silenzio. Accolgo l'osservazione della difesa. Una persona morta sul colpo non avrebbe il tempo di scrivere nulla, suppongo. Signor Wright, mi può dire gentilmente quando ha ricevuto quel referto? Quando l'ho ricevuto, il giorno seguente. Sì. Dove vuole arrivare l'accusa con questa domanda? Il referto dell'autopsia non è aggiornato, vostro onore. Cosa? Ieri è stata eseguita una seconda autopsia, dietro mia precisa richiesta. Decesso quasi istantaneo causato dall'impatto di un oggetto contundente. È vero, se ci pensate. È vero, quando si è trovato il cadavere, Phoenix Wright ha detto che ha sentito il corpo che da caldo è diventato freddo. Ok, beh, almeno abbiamo un aggiornamento. Possibilità che la vittima sia sopravvissuta qualche minuto dopo il trauma. Ha ricevuto questo referto stamattina. Impossibile. Vostro onore? Si può facilmente presumere che la vittima abbia avuto il tempo di scrivere Maya. E con questo ho finito. Interessante. Ha detto Edgeworth. Avevi un asso nella manica, dovevo immaginarlo. Che le prende, signor Wright? Sembra turbato. Ha cosa da dire? Non mi piace nessuno dei tre. Signor Edgeworth, in giro si dice che farebbe qualsiasi cosa per ottenere un verdetto di colpevolezza. Per quale motivo ha richiesto una seconda autopsia? Signor Wright, non tollero attacchi personali nei confronti dell'accusa, appunto. Nessun problema, vostro onore. Signor Wright, può dire quello che vuole. Il contenuto di questo referto è indiscutibile. Vostro onore, sottopongo questa prova alla corte. D'accordo, la corte mette la prova agli atti. Il referto dell'autopsia aggiornato è stato inserito nel registro processuale al posto quello vecchio, direi. Quindi, vostro onore, aspettate un attimo. La vittima sopravvive. Infatti. Quindi, vostro onore. Questa prova certifica che la vittima ha potuto scrivere il nome dell'assassino. Ritengo sia una conclusione del tutto ragionevole, sì. Oh, sono nei guai. L'accusa vorrebbe chiamare a deporre il prossimo testimone. Questa povera, innocente ragazza ha visto il delitto con i suoi occhi. Innocente discutiamone, perché qui di sicuro le mani nel casino ce l'ha messa anche lei. La corte invita a deporre la testimone April May. Ma cosa ci trova di innocente in lei? Dichiari il suo nome, prego. April May, al suo servizio. Posso prenderla a schiaffi dalla mattina alla sera finché. Gli do schiaffi a botte di due finché non diventano dispari. Silenzio, non sono ammesse le reazioni del pubblico all'introduzione del testimone. E la testimone assumerà un atteggiamento formale, senza ammiccamenti. Oh, certo, vostro onore. Avete brutto. Ho già conquistato il cuore di tutti gli uomini in aula. Ci può dire dove si trovava la sera del 5 settembre, all'ora del delitto? Ero all'hotel, nella mia stanza. Sono arrivato all'hotel appena dopo pranzo. Questo hotel è proprio di fronte allo studio legale Fayenco, non è così? Esatto, ragazzone. La prego di testimoniare ciò che ha visto quella sera. Erano circa le 21. Stavo guardando fuori alla finestra, sì. E poi ho visto una donna con i capelli lunghi che veniva assalita. L'aggressore era
Era quella ragazzina seduta al banco degli imputati. Poi la donna ha schivato il colpo di lato cercando di fuggire. Quella ragazzina l'ha raggiunta e l'ha colpita. Poi la donna con i capelli lunghi è come crollata. Fine, questo è tutto ciò che ho visto, nei minimissimi dettagliucci. Non ho visto niente. Non voglio commentare. Ebbene, vostro onore, sembrerà una testimonianza piuttosto coerente. Non vedo alcun motivo per scomodare ulteriormente la testimone. Aspetti, vostro onore. Sì, signor Wright. Non dovrei procedere con il mio controinterrogatorio? Pensavo la deposizione della testimone fosse molto solida, non crede anche lei? Signor Wright, sbaglio o era lei l'assistente della signorina Mia Fey? Vedo che ha imparato molto bene le sue tecniche, soprattutto quelle del suo subdolo metodo di trovare infime incongruenze in deposizioni perfette. Ehi, come si permette? Allora, signor Wright, vuole interrogare la testimone? Sì. Vorrei procedere nel mio controinterrogatorio se non le dispiace, specialmente perché Edward vorrebbe impedirmelo. La testimone deve avere qualche punto debole. Benissimo, può procedere con il suo controinterrogatorio. Ok, sì, lo sapevo. Perché lo sta facendo? Perché? Facendo cosa poi? Perché stavo guardando fuori alla finestra? Si aspettava di vedere qualcosa? Oh, beh, beh, tutto qui. Non le basterà un per sottrarsi a questa domanda. Ecco, vede, io. Avevo una specie di sensazione. Io invece ho la sensazione stia cercando di sfuggire alla domanda. Forse perché ha intenzione. Certo che sì. Devo avere avuto una ragione valida per guardare fuori dalla finestra a quell'ora. Signor Wright, non le consento di importunare la mia testimone. Importunare? Lei continua ad attaccarla su questioni prive di interesse. Credo il suo atteggiamento non dovrebbe essere ammesso in aula. Oh, sì, fermatelo. Andate tutti quanti a quel paese. Quella povera ragazza. Silenzio, signor Wright, ha ricevuto un avvertimento. Povera ragazza, povero me piuttosto. D'accordo, stavo guardando fuori alla finestra. Poi che cosa ha visto? Poi, ho visto una. Sì. Questa donna con i capelli lunghi, era Mia Fey? Sì, magra e, beh, per alcuni sarebbe bella, se le piace quel genere di cose. A cosa si riferisce? L'aggressione. L'aggressore era quella ragazzina seduta al banco degli imputati. Come fa a dire che era proprio l'imputata? Come faccio? Beh, lo so. Aveva un fisico da ragazzina. Le donne hanno un occhio per queste cose. Senta, io lo so e basta, ok? Quello del diritto c'era una sola persona con quel minuscolo fisico da ragazzina. Questa è la testimonianza e a prova di bomba, vostro onore. Forse ha ragione. Stranezza sembra coerente in tutti i punti e l'intero tribunale si è schierato alla sua parte. Meglio non insistere troppo su questo argomento. Allora ci dica che cosa è successo alla vittima. Aspettate però. C'è modo di skippare tutta questa parte e andare. Ah sì, ok, interessante. Non credo alla testimonianza. Un momento, questa testimonianza non mi convince. Cosa? Signora May, signorina May, sono pronto a scommettere che lei. Controllo. Non ha visto nulla perché era dietro la finestra. È avvenuto qui l'omicidio, non qui. Non può avervi. Non ha visto nulla. Oddio, che genio che sono. Hai visto l'imputata? Sgamata. Signor Wright, dove vuole arrivare? Sì, dove? Qualcuno me lo spieghi perché non ne ho idea. Nessuna idea, no? Ok, se ha davvero visto la mia cliente, Maya Fey, avrebbe notato i suoi vestiti prima della sua costituzione. Nessuno indossa vestiti del genere solitamente, a parte lei. Non sono un esperto di moda, ma anche la sua acconciatura non mi sembra tanto comune. Ciononostante, la testimone non ha citato nessuno di questi particolari. Questa testimonianza è completamente falsa.
Comunque non sappiamo che se l'impalcata fosse vestita così la sera del delitto. Invece sì, vostro onore. Io l'ho vista. E anche il detective Gumshoe. Adesso che cosa mi dice, signorina May? Che cosa sta insinuando, avvocatuccio? Io ho visto ciò che ho visto. Io non credevo che questi piccoli dettagli fossero così importanti, tesorino. Signorina May, la corte la invita a non omettere nessun dettaglio durante la sua deposizione. Mi scusi, vostro onore, farò la brava bambina, lo prometto. La prego di riproporre la sua testimonianza. Ho visto tutto, lo giuro. La vittima, quella donna, ha schivato il primo attacco ed è corsa verso destra. La ragazzina vestita di hippie l'ha inseguita. E poi l'ha colpita con quell'anima. L'ho vista, davvero. Quell'orologio, quella specie di statua orologio, il pensatore, penso. Allora, non è sorpresa la precisione del mio racconto? Come fai a sapere che è un orologio? Più che altro. Sì, direi di presentare questo, capisco. Avrei preferito che fosse stata così precisa fin dalla prima deposizione. Può iniziare il suo controinterrogatorio. Sì, va benissimo, arriviamo subito al punto che mi interessa. Signorina May, le sue ultime parole sono state molto interessanti. Oh, mi trovo interessante, le piaccio, vero? Vi richiederò un... Qualcuno sa come fare a picchiare nei personaggi in un gioco? Per piacere me lo scriva qua sotto nei commenti. Appena affermato che questa statua è il pensatore, è un orologio. Ma è impossibile saperlo solo guardandola. Un'altra persona nella stessa situazione pensava che fosse un orologio e poi è stata condannata per omicidio. Silenzio, silenzio! Signorina May, può dirci come fa a sapere che questa statua è in realtà un orologio? Oh, ops. Il testimone ha assistito personalmente al delitto. Questo è ciò che conta. La difesa sta cercando di infondere al testimone in supposizioni rilevanti. Sì, sono d'accordo. Deve ritirare la sua domanda, signor Wright. Ma le domande sono l'unico strumento a mia disposizione, vostro onore. Come ben ricordo, in passato ho incastrato gli assassini con domande come questa. Solo uno a dire il vero. Obiezione accolta. Può continuare a interrogare la testimone. Continueremo a interrogare la testimone, ma non in questo episodio, ma nel prossimo. Credevate che finisse così oggi, eh? Cioè, vabbè, credevate che andasse avanti, invece no. Continueremo l'interrogazione. Sì, l'interrogazione, che cavolo è una scuola. Continueremo l'interrogatorio di questa poco di buono di Maya nel prossimo episodio. Fino ad allora dovrete restare ad aspettare. Nebula out.